Questa sarà l'ultima battaglia di Mazinga. Dopo le guerre combattute, da Mazinga Z del Grande Mazinga regna la pace, ma una schiera di mostri riappare minacciosa, in coincidenza con il ritrovamento del colossale Mazinga Infinity e del risveglio della sua misteriosa ospite, Lisa. Per il 45esimo anniversario della sua nascita, torna Mazinga Z in un film animato, insieme a tutti i personaggi della saga, dai piloti Koji e Tetsuya, fino ai villain Barone Ashura, Conte Bloken e Dottor Inferno. Ci vediamo di nuovo, esseri umani. Il robot emerge ancora una volta da un finto lago e si attiva quando il velivolo di Koji gli entra in testa. È però più potente che in passato, capace di sterminare schiere di mostri meccanici che una volta lo impegnavano per un'intera puntata. Anche così comunque avrà il suo bel da fare, perché i nemici sono una vera e propria legione. Al centro di tutta la vicenda c'è il titanico Mazinga Infinity, dall'energia sterminata e capace di ricreare un nuovo universo, grazie a teorie riprese dalla fisica quantistica. A questo fine lo vuole utilizzare il Dottor Inferno, che incarna l'ideologia fascista della guerra come igiene del mondo. Vede solo debolezza nella pace e cerca di portare dalla sua il pilota Koji, che ha dentro di sé anche un animo guerriero. Koji ha però ormai gli affetti di un uomo ormai fatto e finito, e nel suo rapporto paterno con l'androide Lisa scoprirà il desiderio di avere una famiglia. La saga di Mazinga Z torna così fedele ai suoi valori, aggiornata alla modernità della scienza e delle intelligenze artificiali, ma sempre contraria al militarismo nichilista.